Nuova edizione a Cuceglio del Presepe in Tessuccio. Certo, è la nuova edizione, la 14ª edizione, quindi da quando abbiamo iniziato un po' di tempo ne è già passato. E quest'anno è un anno decisamente particolare e interessante per noi, perché non solo per l'edizione di Cuceglio, ma per i presepi che continuiamo a portare in giro per l'Italia e in questo caso anche per l'Europa, perché siamo reduci da un'esposizione a Cracovia in Polonia e altri due presepi li abbiamo portati a Tolmezzo. Quindi a questo punto noi abbiamo ben 17 presepi in giro per, diciamo, per il Piemonte, per l'Italia e per l'Europa. È una buona edizione la 14ª, certamente. Una cosa che vi aspettavate quando avete iniziato con questo evento? Dovrei dire sì, ce l'aspettavamo, no, assolutamente, è stata una cosa così. È nato per gioco, per caso, una passeggiata sulle colline qua di Cuceglio, io e mia moglie. A un certo punto ho visto sto suc, ho detto a Cribbio, ma questo qua è un presepe già belle fatto, c'era già il muschio, le piante. Dico alla moglie, vieni, vieni, guarda, mettiamo le statuine e qua i presepi sono fatti. E da lì la cosa ha preso piede, un po' più seriamente di come la racconto, e tra alti e bassi siamo arrivati appunto a questa cosa qua che non ci aspettavamo sicuramente all'inizio. Fino a quando si potranno ammirare? Facciamo tutto dicembre quello che rimane e poi i due giorni di gennaio. In effetti noi facciamo sempre un 4-5 aperture per queste presepi. Quindi per quest'anno, oltre a oggi è domenica 15, abbiamo poi il Santo Stefano il 26, la domenica 29 e poi con l'anno nuovo domenica 5 gennaio e la chiusura all'Epifania classica con la premiazione del presepe più votato dal pubblico. E quest'anno abbiamo reintrodotto anche una votazione della giuria, cioè un voto tecnico per vedere quale presepe è più aderente ai nostri principi per realizzare questi presepi in tissu, una cosa un po' particolare delle varie manifestazioni natalizie di arte presepiale. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup yet for all lang syne.